Salve a tutti ragazzi, bentornati su questo server 2. Wow. Eccoci qua su Battlefield 1. C'è la tempesta. È bellissima sta mappa, devo dire. La mappa è uguale a quella di prima, è cambiato la... ma con la tempesta, guarda che bella. Vedi che... si è immedesimato. Viene il raffreddore con la tempesta. Mi dice, si è immedesimato, re. Sta usando lo scottino. Vediamo un po' se riesce a fare una kill di quelle precise. Però l'abbiamo preso. Sì, l'ho preso, ma comunque non togli un cazzo sto coso. 72 gli è tolto. Devi prendere in... quello sotto. Dove sta? Là. Vai, zoom lì. Su. Buono! Ma dai, ma è immortale! Gli ho fatto l'assist, ma l'ho preso in testa. Perché avevano già sparato. E figurati! Cioè, c'ho un colpo che è di questa grandezza qua, però. Eccolo. Bella! Dai, però si nergo il cecchineggiante. Ma non muoiono! Devi prenderli in testa, dobbiamo capire ancora l'alzo del... Fai piano, che sanno dove sei, nasconditi tra le rocce, roccizzati. Ok. Io sto cecchinando ragazzi, sto facendo il cecchino della prima guerra mondiale. Ecco la sinistra, C'è gente brava in giro, e non no, siamo... No, sei tu che sei scarso e non li vedi, ce ne avevi tre davanti. Ma guarda non, che non li io evita, non li riesco. Vai, che tanto non ti rivive nessuno perché sei una merda e sei solo. Devo avere la mia cosa... Fai... trovi il cavallo. No. Tanto quello... lo vedrete il cavallo. Vedete un sacco di partite col cavallo. Tutte mie, però. Allora... la prima guerra mondiale è stata una guerra dura e c'erano le tempeste e ci si cagava sotto fondamentalmente. Sì, la dissenteria ha ucciso tantissimi soldati in realtà. Però in questo caso diciamo che è più una guerra di trincea, quindi non il pezzo che ti stava venendo in faccia. Ma neanche tanto di trincea rispetto a quello che era realmente una guerra di trincea. Qua siamo tutti quanti a spasso, coraggiosi come tigri. Ti ho visto! Metti fuori! Che cazzo è passato lì? Sono cagato sotto. Era un demone. Allora ci sono un po' di... Mamma mia però, vacci subito sotto con il frustino. Ma che frustino? Io non mi trovo... Poi quando muoiono tremano proprio la paura. Sì, adesso non si vede, però incrociano le gambe come una pornostar e poi... Mi piace un sacco questo fatto che dall'alto poi rientri e vai dentro. Ti fa capire esattamente in che punto della mappa sei. Oh, però non si vede niente. Infatti adesso sta laggando come uno schifo. Siamo a 21 frame per secondo. Sta tutto al massimo, lo volevamo testare con una 980 Ti, tranne il V-Sync che è tutto a ultra 1080 e in questi momenti non regge, il quindi, gioco va quindi ancora ottimizzato. Potrebbe essere ancora ottimizzato con il culo. Eccola a sinistra, su, l'ho visto saltare. Pure io, ma l'ho perso. Ma guarda, non si vede una mazza proprio. Vedete, questa è una cosa che io penso che penalizzerà chi metterà la grafica al massimo, perché tutti questi effetti verranno meno sul gioco scalato. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Il problema è che c'era anche su DayZ, WarZ, non mi ricordo, era un gioco di zombie in cui ci si picchiava anche tra players, e chi aveva la grafica bassa non aveva la foschia e vedeva sulle colline. 25 frame per secondo è quasi ingiocabile. Buono così, bravo. Vedi che si è ricordato il tasto laterale. Oh, sinistra. Aia. Aspetta, ce n'è uno dietro. Non uscire da dietro. Ok, t'ha visto. Ah, però questo fucile non va bene nella tempesta, proprio non va bene. Ma cambiare. Potevamo sapere che adesso c'era la tempesta. No, in effetti non potevamo, però adesso prenderemo. No, la baionetta secondo me non serve a niente. Vabbè. Qui è una questione di porco due. Se non clicchi non parte. Perché qua sopra? No, venendo a piedi. Purtroppo non gli piacciono proprio i mezzi. No, mi stanno sui coglioni. Ma anche perché voglio F, capire. Premi F. Vedi la baionetta tira in realtà qualcosa. Non carica la. Cioè la baionetta dovrebbe fare così. E però non so perché. Bravo. La fisica delle granate è orribile, è veramente orripilante, non so perché. Questa è una delle cose che può essere tranquillamente... Sì, si verrà aggiustata. Rimessa. Allora, è veramente molto emozionante. Infatti, il cazzafan. No, mi piace che qua con la baionetta sei pure più bravo. Ma ero svantaggiato, lui stava fermo come una merda, scusa. Comunque mi piace molto l'atmosfera è bellissima. Ci ricorda molto quella di Battlefront in realtà. È Battlefront in realtà.
Sì, più che Battlefield. Che voi non lo vedete, ma è Battlefield. Però non ci scherziamo, perché ci sta una novità. Cioè non si deve più andare su un sito per giocare a Battlefield. Ma nemmeno su Battlefront. Esatto, quindi hanno mutuato questa tecnologia nuovissima, cioè, per giocare giochi. È la prima volta che, cioè, lo dicevamo da un sacco, perché quello sul browser è veramente brutto, perché uno magari c'è installato mille plugin sul browser, vanno in conflitto, rompono un cazzo. E invece così è molto molto meglio. A sinistra ho visto un'ombra. Io sto vedendo, ragazzi, lo so, con la ricompressione di YouTube probabilmente non vedrete un cazzo qua. Eccolo di fronte. Bravo, stai sparando proprio a cazzo di cane. Non l'hai preso una volta, non l'hai preso. Sparaci tu col mouse a 28 fps, è impossibile. A 25 già dovrebbe essere fattibile. No, e puoi guardarlo un gameplay, ma... Beh, abbassa la grafica, ce l'hai in mano il mouse, quindi puoi anche abbassare la grafica. Mi sa che è finita la tempesta, Non lo so, sai... Può darsi che... Ah sì. Oh. Quindi cambia dopo un po'. Beh, mo siamo a 40 frame. Comunque, premi F. Comunque non è... Niente, fa quella Ma cosa. Perché mi dici di fare delle cose? Perché te lo dice là. Bayonet Charge non è quella cosa. Oh, questa è la carica. Ah, corri di più qua, F. Quando c'è la baionetta ti viene questi sgrizzi di creativi. Cioè la baionetta praticamente ti dà un'energia supplementare nelle gambe. Come la tuta di Crysis. In pratica sì. Oh, di fronte a te. Buono. Perché sono morto? Però l'hai presa in testa. Allora, c'è un problema. Chissà quando con la baionetta, se arrivi dietro a qualcuno, tipo lo carichi, lo alzi, lo spatacchi. Non lo so, però c'è un problema molto grosso. E cioè, non ci saranno i red dot. E io senza Red Dot ormai. Cioè il collimatore purtroppo ti copre il nemico. Non riesci a vederlo. F, premi F. Perché? Vogliamo capire questo Bayonet Charge. Magari lo devi mantenere premuto. No, caccia fuori un bastone per le tende e poi... Ma chissà perché. Bisogna capirle queste cose. Ma che cazzo ce ne frega a noi il Bayonet Charge. Comunque questa era una rush, quindi dobbiamo andare a scoprire varie zone una volta per una volta conquistato un avamposto si va avanti. Com'è successo? Qua sono cascato anch'io col cavallo. Vai, lo puoi rivivere, sei un medico. 3. Vai. È vivo. Che cazzo gli hai dato? Una pomata magica. Ma è bellissima. Cioè, vabbè, non si capisce niente, però è bella. Se di là esci fuori dalla mano. Esco dalla mappa ben volentieri, se posso uccidere. Non so perché ci sia qualcuno lì. Forse spawnano da quella parte. Ah! Beh, gli è arrivato dietro. Ma da dove mi ha sparato? Da dietro la montagna? Eh sì, da dietro a te. Guarda là, guarda che bella. Guarda, i modelli dei personaggi e dei vestiti sono eccezionali. Forse... Cavallo! No, devi cliccarci, se non ci clicchi non vai. Quante volte ho cliccato? Penso una, però tu hai esagerato sempre. Io ho cliccato una volta. Allora, poi c'hai 3 e 4 che ti cura sul cavallo. Sul cavallo tu ti puoi curare anche. Che adesso non serve un cazzo, per esempio, però... Volevo provare, perché tu mi hai detto usa la baionetta. Object be destroyed. Ok, dobbiamo andare a recuperare. Se non vuoi fare come me e bloccarti sopra la rete, non saltare. No. Veramente fastidiosa sta cosa, eh? Corri. Sinistra! Eccoci, bravo. B. Siamo da B. Siamo da B. Eccolo uno. Sei preciso come le cose precise, però. Vai, mogli di menà. È veramente di una macchinosità fuori dal... Beh, i cavalli si compenetrano lo stesso. Ma non c'erano dubbi, era alla base. Io ho cliccato. Mangini premuto. Magari non ci puoi rientrare là. No, devi cliccare 7000 volte così. Fastidioso.
Dai, dai che ce la fai. Pare che... Coraggio, compagno. La F è più veloce, però lo recuperi. Vada! Prova a premere, tipo. Spara. No, niente, vai dritto per dritto. Non serve a niente, però magari se ne piglio uno lo imbrizzico, può essere. Simpatico se imbrizzica la gente. Stiamo parlando una lingua sconosciuta. Imbrizzica, raga, quando andate... quando andate vicino a qualcuno e gli date una coltellata, poi il coltello si imbrizzica dentro. Però la coda del cavallo è figa, cioè subisce gravità. Vabbè, come i capelli di Lara Croft. Solo che... bravo, complimentoni, perché adesso ti fanno secco e tu muori lo stesso. È bravo il nostro Sinergo quando si impegna per riga. È morto il cavallo, ci hanno ammazzato. Allora, vi giuro, il cavallo è incontrollabile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta, mo devi aspettare qualche... deploy adesso, di credo. Doppio click. Doppio click e si deploya. Se trovi qualcuno, carica con la baionetta. Dai, mo ci proviamo. Mo proviamo a imbrizzicare. Imbrizzichiamo qualcuno. Secondo me non succede, però. Però sarebbe veramente bello. Mo c'è qualcuno e lo imbrizzichiamo. No, questo è mio. Seguilo, che sta il fatto suo. No! Era lì! Ero partito con l'imbrizzicamento! Era lì! Request revive, vedi se nessuno ti viene a rivivisce. Affanculo. Io ho perso completamente la fiducia nella mia squadra, comunque. Ma insomma, sono tutti a provare, stanno tutti provando, quindi... Vai, mo devi affellare la gente, così si affella. Allora... Se tu volessi affellare dall'altra parte... Non si può. Niente, solo da un lato, per te. Vai, 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 ce l'hai sotto! Guarda come t'hai inculato. Guarda come t'hai inculato. No, no! No, siamo rimasti bloccati. Ragazzi, Battlefield regala più soddisfazioni di Skyrim. È una cosa che non mi sarei mai aspettato, ma... Vai, vai! Anche se insomma graficamente. Ah, madonna. Qual è la F? No, con la C. Con la C. Sì, è quel tasto che usi per andare in terza persona sul veicolo. Ah. Sul cavallo invece ti cambia lato. Però non cambia lato alla spada. Cambia lato alla telecamera. Sì. Torna Andrea. Si ferma il cavallo. Vai, vai che sta finendo. Vabbò, è stata la primissima partita per noi registrata, completa perlomeno, che poi non era manco completa, questa era solo... Adesso ne facciamo una con Redez, protagonista di questo incredibile FPS con gli equini.